Pazzo di Obiettivo News con una nuova puntata di Quattro Chiacchiere con. Il mercato del sabato di Livorno Canovese, un argomento caldo da quando è stato spostato da Via Ivrea e da Corso Torino in Corso Rocco Meaglia nel periodo della pandemia, e ne parliamo con l'assessore Helen Ghirmu. Benvenuta. Ciao, grazie mille per l'accoglienza. Grazie a te per essere qui. Argomento caldo, da tanto tempo si discute, proteste degli ambulanti, chi vuole tornare in Via Ivrea in corso Torino sotto l'allea, chi tutto sommato si è adeguato a questa situazione, opposizione che Giustamente. assalta e cittadini vari. Una A che punto situazione siamo? pesante. Una situazione pesante, ma perché è delicata e chiaramente che tocca un tema caro alla nostra città, che è comunque il tema del commercio Certo. ambulante, e che però è veramente importante per Rivarolo. Anche nel redare il nostro piano del distretto del commercio abbiamo dedicato proprio tutta un'area a Rivarolo Città del Mercato, perché comunque il mercato, in particolare quello del sabato di Rivarolo, risulta essere comunque uno dei mercati più importanti dell'area. È chiaro che questo stravolgimento, dovuto a tutte le precauzioni e cautele che abbiamo preso nel post pandemia e che poi sono perdurate per altri motivi, per motivi dovuti alla sicurezza, è chiaro che hanno avuto un impatto molto forte sia sugli operatori ambulanti che sulla vita della città in generale, Certo. questo sì. Sì, forse anche un po' sul commercio fisso, perché comunque avere movimento davanti ai negozi e non averlo più, insomma, qualche cambiamento Ma avrà causato. è anche lì un cambiamento di tipo diverso, nel senso che la difficoltà del non avere un mercato in centro è legato sicuramente a una vitalità della città diversa, una cosa Certo. che con molti anche operatori del commercio fisso abbiamo condiviso. In fondo il mercato del sabato, essendo comunque radicato nel nostro centro storico, diventava un po' quell'evento settimanale che non era neanche così difficile da organizzare, insomma, che andava Certo. avanti da sé. E quindi creava quelle dinamiche di passeggio, che poi magari non erano l'acquisto nell'immediato, tanto che invece Certo. altri negozianti raccontano che hanno cambiato il modo di lavorare, quindi magari lavorano in un modo diverso nel sabato mattina, però è proprio una questione di strutturare i flussi e le giornate. Ovviamente Certo. invece per i servizi e per i bar non avere il mercato ha un impatto chiaramente di tipo diverso. E quindi poi in realtà ogni realtà in questo tempo mi ha dato dei feedback diversi. Quello che abbiamo voluto però puntare è proprio riportare questo momento di vitalità che mai come in questo periodo storico è fondamentale per la nostra città. Infatti, Questo sì. in tutto questo periodo si è aperto un dialogo con gli ambulanti, si è cercato, appoggiandosi a studi esterni, di trovare dei piani di fattibilità per poter riportare il Certo, mercato in certo. centro. Il percorso effettivamente è stato un percorso lungo e questo è uno dei motivi per cui resta un tema molto, molto caldo e ancora siamo in itinere, quindi Certo. è chiaro che i momenti di confronto ci sono stati anche tanti, soprattutto con gli operatori, anche per ricreare una situazione che fosse credibile e sostenibile. Fin dall'inizio era abbastanza evidente che si sarebbero potute trovare delle soluzioni per le zone dei controviali e delle allee, ma Sì. perdere il collegamento di Via Ivrea al resto della piazza Mercatale, comunque molto ampia, non avrebbe garantito quella continuità che per il mercato è Certo. fondamentale. E quindi ci siamo un po' bloccati in quelle che erano le limitazioni fisiche, oggettive. Del nostro centro storico che ha delle caratteristiche, ha dei balconi con dei modiglioni anche appunto molto ricercati che però abbassano le altezze sotto il quale appunto poi possono passare i mezzi. E questo chiaramente ha creato un blocco molto forte sia da parte degli operatori ambulanti di Via Ivrea che giustamente hanno tutte le intenzioni anche loro di cercare di recuperare i posteggi originari, Certo. sia però degli operatori del Corso Torino in particolar modo, che senza una soluzione di continuità,
con il resto del mercato si sarebbero trovati in un ramo staccato che quindi non avrebbe dato gli stessi risultati certo, proprio a livello commerciale. Su questo anche nei confronti con le rappresentanze sindacali era, diciamo, un punto fermo: o riusciamo a creare un sistema continuo oppure rischiamo che il gioco non valga la candela, certo, in qualche modo. Certo. Diversi studi però hanno nei loro piani, hanno bocciato l'idea di far ritornare il mercato nella posizione originale, tranne l'ultimo. Forse sembra un barlume che si vede un barlume lontano. Allora, sì, abbiamo cambiato un pochettino prospettiva con l'ultimo studio, siamo riusciti a partire da quello che era un pochettino il presupposto che tutti noi cercavamo, maggioranza, minoranze, operatori, rappresentanti sindacali, di portare all'attenzione comunque sia a livello proprio tecnico che poi a livello di garanzia di interventi di sicurezza. Siamo partiti dal presupposto che i centri storici notoriamente non hanno delle caratteristiche sempre facili, ecco, certo, sempre come dire, a disposizione di quelle che sono le migliori condizioni possibili di intervento, tanto che in un confronto con il comando dei Vigili del Fuoco di Torino, sorridendo, ci siamo detti: vabbè, non abbiamo ancora dovuto abbattere dei centri storici per garantire gli interventi, ma chiaramente gli interventi si adeguano. Mentre sul nuovo, su quello che viene costruito di nuovo, è chiaro che oggi si sa che prendendo determinate precauzioni si riesce anche a garantire la massima efficienza di tutti i tipi di interventi, certo, di sicurezza. Partendo da questo presupposto, siamo andati a valutare quelle che sono le limitazioni che naturalmente ci sono nella nostra via Ivrea, proprio perché i balconi ci sono tutta la settimana, certo, non ci sono solo il sabato. Solitamente via Ivrea è una via che, nel rispetto delle normative di codice della strada, ha dei parcheggi e quindi che richiede che i mezzi di intervento di sicurezza passino di fianco ai parcheggi, di conseguenza sotto i balconi. E con uno studio congiunto tra i nostri tecnici comunali, l'ultimo studio con l'architetto Peano, che ha preso in carico la nuova annualità di intervento sul mercato, e anche il comando dei Vigili del Fuoco, preso atto di quelle che sono le limitazioni settimanali, abbiamo concordato di provare a riportare il mercato in centro senza peggiorare quelle condizioni. Quindi l'obiettivo è mantenere le condizioni di intervento che naturalmente ci sono nel nostro centro storico, per cui il ritorno, il rientro del mercato non deve peggiorare quella condizione. In questo modo si è creata oggettivamente una fascia di intervento, andando a misurare veramente metro per metro tutta l'ampiezza di via Ivrea, perché ovviamente poi anche la via naturalmente si va ad allargare verso San Michele. Andando a rilevare bene tutti i punti più critici, si è creata un corridoio di intervento garantito, dove l'altezza non sempre può essere di 4 metri, proprio per questi famosi modiglioni dei balconi, certo, che abbassano leggermente, ma tenendoci leggermente staccati non dovremmo mai portare via i nostri modiglioni, e di conseguenza riuscire a creare una sorta di fascia verde in cui andare a riallocare i banchi. E per quanto riguarda via Ivrea, abbiamo parlato, appunto, hai parlato dell'altezza dei balconi, e per la larghezza? Sì, siamo riusciti anche sulla mettendosi larghezza, come prima. Esatto, anche sulla larghezza si è proprio preso quella che è la sezione minima possibile, sì, della via, in cui naturalmente durante tutta la settimana i mezzi possono passare. Certo. Questa ampiezza minima è proprio di 3,65 m, quindi giusta. Leggermente più ampio, però considerato i modiglioni, alcuni paracarri che abbiamo, dovete questi 15 centimetri ce li teniamo buoni, insomma, quindi non riduciamo, okay, a 3,50 m, perché ci sono proprio delle limitazioni, per cui, certo, era corretto tenere questi 3,65 m. E tirata, ecco, una sezione di 3,65 m lungo tutta la via, si è generata questa fascia verde proprio, entro cui andare a reinserire i nostri banchi. È chiaro che la via, dicevamo, si allarga, e quindi ci sono dei banchi che potranno rientrare senza avere, insomma, grandissime differenze da quella che era
la loro realtà, veramente prima di tutti gli spostamenti. Mentre per alcuni banchi la situazione non sarà completamente indolore perché occorre stringere la profondità di allestimento. Questo per alcuni banchi può essere un pochettino più facile, magari mettendo il mezzo da una parte, creando il banco più in lunghezza, oppure addirittura lasciando il mezzo lontano dal banco. Questa è una valutazione che ora incontrando gli operatori cercheremo di fare uno a Certo. uno. Abbiamo qualche operatore con degli automezzi un pochettino più grandi che dobbiamo proprio incontrare, in particolare per via Ivrea, per vedere se ci sono delle Certo. soluzioni, insomma, applicabili anche per loro. Quindi li state incontrando adesso, non avete ancora terminato l'incontro con tutti gli operatori. Come tempistiche? Avete un'idea di quando si potrà, giusto? Una volta messi d'accordo tutti, ovviamente. No, allora, visto le tempistiche dilatate, non oso neanche proporle perché non vorrei mai essere disattesa dalle mie stesse parole, però Certo. diciamo che abbiamo avuto modo nelle scorse settimane di incontrare gli operatori di Corso Indipendenza e di Corso Torino e fare già dei ragionamenti con loro. In particolare Corso Indipendenza faceva parte di quegli operatori che tu già segnalavi, che in fondo non si trovavano male nella nuova Certo. locazione. Con loro abbiamo attivato un ragionamento di tipo diverso perché ci hanno chiesto tutti in maniera coesa di non rientrare su Corso Indipendenza, quindi ci hanno chiesto alcuni di rientrare nelle dinamiche nei posteggi di piazza, altri verranno probabilmente allocati se non abbiamo altre esigenze nel Via parcheggio di Carise. Via Carisia prima di scendere in modo che si generi ulteriore continuità con Via Ivrea. E quindi per loro stiamo ragionando in questi termini. Su Corso Torino, la preoccupazione iniziale è che avendo anche Corso Torino delle limitazioni di profondità, non si perdesse quel concetto di continuità. Quindi abbiamo incontrato gli operatori, coloro che hanno delle limitazioni in profondità sono disposti a rivedere in lunghezza i loro banchi. Quindi stiamo predisponendo per loro delle concessioni che più o meno diano loro la stessa metratura, ma con un rettangolo un pochettino diverso per vedere di stare nella nostra fascia verde, garantire a loro di fare dei bei banchi e delle belle esposizioni, ma al contempo garantire una soluzione di continuità, perché altrimenti torniamo al problema originario. E così adesso faremo su Via Ivrea, dove abbiamo il primo tratto. Che va appunto dall'intersezione con i controviali fino a poco dopo Piazza Garibaldi, dove le limitazioni sono piuttosto importanti perché già prima non c'erano delle profondità così grandi, per cui dobbiamo proprio capire bene con loro come risolvere la problematica. Dopodiché, raggiunto l'accordo, trovato un accordo di disposizione, procederemo con la redazione del piano di sicurezza effettivo, perché finora quello che è stato fatto è stato appunto delineare queste fasce possibili. Dal piano di sicurezza effettivo ci saranno delle prescrizioni per i nostri operatori, che tra le altre cose saranno anche formati per essere degli operatori antincendio, in modo che la sicurezza sia garantita anche dalla preparazione degli operatori stessi, oltre che appunto dal supporto dei nostri vigili, per cui nel momento, nell'eventuale, speriamo mai, momento di emergenza saranno comunque anche formati per intervenire e per Sapranno come muoversi e comportarsi. svolgere. Esatto. E poi avremo degli interventi a nostro carico, banalmente la delineazione molto chiara e marcata di questa fascia di sicurezza da rispettare, che sarà assolutamente importante rispettare, oltre che magari della cartellonistica che rendano ancora più chiare quelle che possono essere le vie di fuga, le piazze di accumulo. Nella mia speranza, l'estate, insomma, è un buon momento per fare poi una grande festa per un mercato che Senza rientri. dubbio. Speriamo che appunto per gli operatori sia fattibile lavorare con queste limitazioni, perché la cosa importante è riportarli alle condizioni di lavorare bene e Certo, anche meglio. perché l'unica soluzione per farli davvero
ritornare nei posti originari. Sì. Quindi sarà Corso Torino, via Ivrea, sì. Non più Corso Indipendenza. Corso Indipendenza torna a essere disponibile okay. Per il parcheggio, che non è male. Via, vero. Via Ivrea, il parcheggio di Via Carisia e Piazza Massoglia. E, Piazza Massoglia. E tornerà libero l'asse di Corso Romagna, sì, perché anche lì era stato comunque sollevato delle polemiche per quanto riguardava il traffico che si congestionava su Corso Italia. Certo, questo è, speriamo, l'obiettivo da centrare. Ecco, vedo una forte collaborazione da parte degli operatori, tra le altre cose alcuni rappresentanti mercatali stanno partecipando negli incontri individuali in modo tale da dare poi anche quella visione di insieme, insieme a noi, quindi siamo in un momento decisamente positivo e quindi... E quindi incrociamo le dita. Incrociamo le dita che anche l'ultima l'argomento caldo si raffreddi. Esatto. E soprattutto veramente che sia di nuovo una festa il nostro sabato in città. Grazie mille, Elena. Grazie a te, grazie a voi. Continuate a seguire Obiettivo News, buon proseguimento di giornata.